Prima l'uomo e poi mio figlio Gesù. Io amo l'uomo e noi difatti lo sappiamo che possiamo fare qualsiasi stupidaggine, qualsiasi peccato, Dio non ci abbandona mai, mai. E se l'uomo va all'inferno è la più grande sconfitta da parte di Dio. Per l'uomo delinquente, il più grande. E che cosa avrà pensato Gesù quando stava sulla croce? Che pregava, che si offriva. Avrà detto, e adesso... Adesso, mentre io sto in croce, Giuda, che sta facendo? Che fine ha fatto? Padre mio, salvalo, non lo far morire, salvalo, io non ci posso fare niente. Ma mi è stato vicino, anche rubando, ma mi è stato vicino, salvalo. Sulla croce Gesù ha pensato a Giuda. E noi, da chi ci fa un insulto, non voglio mai avere a che fare con te. No, non ci siamo. Gesù ci dà questa lezione dalla croce. La mia sofferenza deve essere la vostra salvezza eterna. Ma la mia sofferenza deve essere testimonianza di vita, perché come io mi sono sacrificato per creare un ambiente sereno, giolivo, per creare il paradiso in terra, questo è il vostro compito, questa è la vostra missione, pagare di persone perché gli altri siano felici.